Ancora un'aggressione all'interno del Parco del Colle del Pionta ad Arezzo, un'aggressione avvenuta alla luce del sole proprio in pieno giorno, vittime di un malintenzionato, in questo caso una coppia di turisti. È successo lunedì pomeriggio attorno alle 16. I due turisti stavano passeggiando nei vialetti quando sono stati avvicinati da un giovane africano che ha chiesto loro una sigaretta. Poi all'improvviso il ragazzo ha colpito con un pugno l'uomo tentando di rapinare la coppia del telefono cellulare. Dopo aver dato l'allarme, gli agenti della Volante hanno rintracciato l'aggressore. Si tratta di un 27enne nigeriano richiedente asilo, per il quale è stata chiesta la custodia cautelare in carcere. Si direbbe che molta più sorveglianza. Invece di girellare con la macchina che venissero a piedi. Io, a me addirittura mi hanno tolto una catenina d'oro, per fortuna lì, in quella via Masaccio. Ma arrivò vicino, fece come una follata di vento. Già, me la chiappò così, strappò la catena, per fortuna che era leggera, se no mi buttava per terra. A me per venire qui, guardi, la mattina mi tocca togliere l'orologio d'oro, cavare il borsello. Eh sì. Dico, samme di tutta, però qualcosa bisogna che porti dietro, e io dico, speriamo che non mi frego la borsa, perché i documenti ce l'ho. Ho capito, ma non è giusto, cioè, ma che io devo spogliare per venire qui? Ah, oh. Ma non si doveva essere sicuri in questa città? Poi, se guarda questo parco, lei non ci vede più nessuno, non c'è nessuno, né un bambino, né un anziano, e quelli che ci sono hanno paura.